Julio credo che sia uno dei più fantastici artisti in campo internazionale, quindi il titolo Un viaggio sulla fantasia credo che rispecchi perfettamente il suo modo di pensare e di vedere la vita. Noi vediamo nella mostra delle cose che in realtà sono al limite del surreale, ma che portano con sé la solita ironia e il suo modo di raccontare la vita e di vederla in chiave sempre positiva. In una sua intervista che fece alcuni anni fa a Roma per la grande mostra al Vittoriano, lui disse appunto: se non mettessi questa ironia la mia arte sarebbe come tapioca, cioè non saprebbe di niente. Questa mostra è una mostra che segue una serie di mostre che io ho fatto, perché Larrazzi sarà sempre uno degli artisti che io apprezzo in assoluto più nel panorama internazionale dell'arte. E quindi per me portare a Venezia ancora una volta le sue opere è una gioia e un divertimento, perché come lui si diverte a scherzare, a giocare con i soggetti, io godo nello stesso tempo nel vedere quello che lui vuole rappresentare. E quando ci si ferma davanti a un quadro di Larrazzi non ci si deve fermare a vedere l'immagine, ma cercare proprio di capire il perché è stata fatta quest'opera. Larrazzi rimane comunque uno dei più grandi pittori viventi oggi nel mondo e per me è un onore poter ogni qualvolta mi è possibile presentare una sua esposizione.